Sorridere tutti oggi perché per tutte le province lombarde la regione con questa legge garantisce praticamente le stesse risorse che erano garantite negli anni indietro. Per la provincia di Sondrio e per i territori montani in particolare sono previste ulteriori disposizioni che danno avvio a un percorso di autonomia e di autogoverno che poi dovrebbe costituire l'esempio a livello regionale. Sono scelte importanti che vanno in direzione esattamente opposta a quelle fatte dal governo Renzi, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista appunto dell'impianto normativo, perché noi diamo fiducia ai territori e all'autogoverno. Maggiori risorse alla provincia di Sondrio, forse qualcuno in meno ad altre province anche a carattere montano? No, non è vero, diamo più risorse alla provincia di Sondrio, non togliamo assolutamente niente alle altre province, ma nella legge da subito prevediamo misure premiali per tutti i territori montani. Tutte le leggi che da oggi in avanti riguarderanno la montagna dovranno tenere conto di questi criteri premiali. Per il cittadino cosa cambia? Cambia che ci sono più servizi, vengono innanzitutto garantiti i servizi. Senza l'intervento della regione, per esempio la provincia di Sondrio oggi non esisterebbe più. Il governo ha tagliato 12 milioni su un bilancio di 24. Quindi è evidente che qualunque ente non è in grado di sopravvivere. La provincia di Sondrio spende 5 milioni per le strade, 3 milioni per le scuole, qualche milione di euro per il mantenimento della sicurezza del territorio, tutti i servizi questi che non sarebbero più stati garantiti senza l'intervento regionale. Qualcuno obietta anche il trasporto pubblico locale o per i disabili, insomma questi fondi, queste risorse vengono messe in discussione, vengono tolte? No, vengono garantite anche quelle del trasporto ai disabili, lì c'è una non chiarezza nella legge che si trascina da anni, non si capisce bene se queste funzioni le devono svolgere i comuni o le province, la regione ha tagliato la testa al toro e dà un contributo alle province per garantire questo servizio.